Ultima edizione di Stadio Music Studio, Marco Gullà. Adesso occorre vincere dopo il convincente pareggio di domenica scorsa con l'Inter. Il Palermo torna in campo nel turno infrasettimanale a Renzo Barbera contro il Parma. La strada è stata tracciata, adesso bisogna percorrerla. Gli alti ritmi del campionato impongono a Stefano Colantuono il turnover. Nella formazione titolare che affronterà il Parma ci saranno alcune novità. Non dobbiamo avere l'assillo della vittoria, il nostro obbligo è quello di giocare bene, poi i risultati arriveranno. Il tecnico del Palermo, Stefano Colantuono, sottolinea quale sarà il tema della partita contro il Parma. Non abbiamo l'obbligo di vincere, sennò qui, ripeto, diventa un gioco. Non abbiamo l'obbligo di fare una buona prestazione, come è successo l'altra sera. Abbiamo l'obbligo di fare ripetere le stesse cose che abbiamo ripetuto l'altra sera, che sono l'aggressività al portatore di palla, giocare possibilmente questa palla a terra, manovre veloci. Noi dobbiamo cercare di fare questo, di sbagliare meno possibile, di diminuire magari il tasso di errore nell'ultimo passaggio, perché sarebbe importante per finalizzare di più. Abbiamo l'obbligo di fare questo, non di vincere. Non c'è obbligo di vincere qua. Ora vedremo il Parma che tipo di atteggiamento tattico farà, per cui, però credo che saranno due partite completamente diverse. Se ci sentiamo appagati per aver fatto una prestazione positiva, allora vuol dire che non abbiamo ancora bene centrato il discorso. Però sono convinto che i ragazzi abbiano capito che tutte le partite sono importanti e tutte le partite sono decisive al di là dell'avversario. Anzi, io paradossalmente credo che la partita con il Parma sarà ancora più difficile che quella con l'Inter. Sarà un Palermo inedito quello che al Renzo Barbera affronterà il Parma nella 10ª giornata di campionato. In porta il tecnico Stefano Colantuono schiererà Alberto Fontana, in difesa Beppe Biava, lamenta noie muscolari, ma il centrale dovrebbe stringere i denti e giocare dal primo minuto. La retroguardia quindi sarà composta da Capuano, Biava, Barzagli e Zaccardo. A centrocampo verosimilmente Colantuono dovrebbe dare spazio a Jankovic, che dovrebbe comporre il reparto con Diana, Guana e Simplicio, in avanti a Mauri e Miccoli. Il Parma, ringallussito dalla vittoria di domenica scorsa con il Livorno, giunge a Palermo con l'obiettivo di portare a casa punti importanti. Il tecnico ducale Mimmo Di Carlo dovrà rinunciare agli squalificati Reginaldo e Couto. Per il resto l'allenatore gialloblu dovrebbe schierare Bucci tra i pali, Colì, Rossi, Paci e Castellini in difesa, sulla linea mediana De Sena, Paravicini, Morrone e Pisanu, in avanti spazio a Gasbaroni e Corradi. La sfida del Barbera è il quarto confronto in Serie A tra Palermo e Parma. Il bilancio dei tre precedenti è di assoluta parità, una vittoria a testa e un pareggio. L'anno scorso i ducali si imposero per 4-3 al termine di una partita rocambolesca. Nella stagione precedente, successo del Palermo per 4-2 con doppietta decisiva di Davide Di Michele al debutto con la maglia rosanero. L'anno prima il confronto finì in parità 1-1 con reti di Gilardino e Mariano Gonzalez. Tra le due squadre anche 12 precedenti nel campionato cadetto, con 9 vittorie dei rosanero e 3 pareggi e 3 in Coppa Italia, con un successo dei siciliani e 2 degli emiliani. 2 precedenti tra Colantuono e Di Carlo, entrambi in Serie B, con un successo a testa. Prima assoluta del Palermo con l'arbitro Antonio D'Amato di Barletta, il fischietto pugliese all'ottavo gettone di presenza nella massima serie, nella sua carriera non ha mai incrociato il rossonero. Un precedente invece con il Parma, la sfida esterna dello scorso 22 settembre a San Siro contro il Milan. Per i bookmakers il Palermo è largamente favorito sul Parma nella partita del Renzo Barbera valevole per la 10ª giornata di Serie A. Il successo dei rossoneri è quotato a 1.60, il pareggio a 3.20, la vittoria dei ducali invece a 6. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.